dentro di te, dentro di noi. Amen. Alleluia. Grazie, Padre. Amen. Amen. Grazie. Potete collegarvi per condividere dove siamo e cosa stiamo facendo. I bambini possono andare da quella parte. Grazie, che Dio vi benedica, che avete condiviso con noi l'adorazione, il canto, la lode al Signore. Amen. C'è un bambino con la barba là, ma non so chi è. Avete condiviso? Ok. Spegni il cellulare dopo che hai condiviso. È stato un po' duro all'inizio, ma io penso che la cosa migliore, abbassa un pochettino, la cosa più bella che possiamo fare è venire qui ed essere concentrati per Dio, amen. Quindi non farti distrarre da niente, da nessuno, perché se siamo qua, siamo qua per ascoltare la sua parola, per adorarlo, per lodarlo, per ricevere se hai bisogno, ma sicuramente è la sua presenza che fa la differenza. Intanto che ancora qualcuno prende posto, eccetera, eccetera, andiamo avanti con... Allora, questi sono i nostri adolescenti che con Giosuè... Non si vede nessuno, i ragazzi, ok. Non so cosa hanno fatto, ma hanno detto che si sono divertiti, hanno fatto i biscotti, si sono inguaiati, poi il cioccolato e Nutella, Giosuè sì che sa prendere i bambini come si deve, amen. Non tutti i genitori sanno fare la stessa cosa, quindi chiaramente da lì poi si prega, si parla, si crea un gruppo, si crea comunione e sono tutti belli in forma, grazie al cioccolato. Però uno al pastore potevate portarlo per assaggiare, no, vabbè, ve li siete spazzolati tutti, va bene. Amen, andiamo avanti. Mattina, 7:30, fai vedere il gruppo di coloro che ci incoraggiano. Oh, c'è anche mia moglie stamattina. Vai. È stata una visione, eh? Vai. Mimo. Vabbè, loro sono sempre, Franco e Sergio. Anche Stefania c'è spesso, Mimmo, vai, quartetto Cetra. Vai. E questi? Ah, qui mi sa che c'è anche Giussi, sì, ho visto la... Era un po' scura, non volevano farti vedere che c'eri. Giussi è da fuori misura. Vabbè. L'importante è questo, il cuore, amen. Sicuramente sono... Le preghiere che salgono a Dio entrano nella coppa della sua presenza. Amen. Quindi, ok, potete mettere a posto il cellulare. Abbiamo finito con il cellulare, iniziamo con la fede. Intanto che mi mettete il titolo, vi voglio ricordare, vi voglio dire, mercoledì... non è mio questo, solo il titolo è mio. Mercoledì alle 19:30... È finita la scuola biblica, ma alle 19:30 ci sarà la visione di un video, ok? Quindi venite, dura un'oretta, però io dopo voglio che rimaniamo insieme, parliamo e condividiamo, ok? Un bellissimo video che serve proprio a conclusione dell'anno, ma serve anche per un grande predicatore. Tra l'altro dice molte cose che abbiamo detto negli ultimi 2 o 3 mesi, guarda caso, e quindi vi aspetto, non mancate, perché lo dovrete poi confrontare sia in cellula e sia nella propria vita, ok? Quindi mercoledì, ve lo dico già da adesso, 19:30, ci sarà la proiezione. Poi iniziamo 5 minuti dopo, ma iniziamo alle 7:30. Non dico le 8 perché poi finiamo tardi, non va bene. Quindi 19:30... 5 massimo,
7 minuti di ritardo. Da 10, no? Ok, non fare lo stesso errore. Cosa vi viene in mente se vi dico non fare lo stesso errore? Predicate voi. L'abbronzante non c'era oggi, rossa, vabbè, il sole. Cosa vi viene in mente? La vecchia vita. Perseverare nello stesso peccato. Non fare lo stesso errore di chi sta accanto. Su. Te la sei già giocata la tua, basta. Hai detto uno, te l'ho presa, sta qui, vai, uno ciascuno. Non fare lo stesso errore di dei genitori, di essere troppo convinto. Qualcun altro? Non fare lo stesso errore che hai fatto prima. Non fare lo stesso errore di papà e mamma. Non fare lo stesso errore del tuo insegnante, perché ci sono anche degli esempi che hanno fatto degli errori, no? Hanno sbagliato, no? Persone ferite, ci hanno ferito e noi cosa facciamo? Andiamo avanti a ferire. Chi doveva essere un modello? Guardiamo la società di oggi. Adesso, con queste persone che sono andate al governo, tutti hanno un po' più paura perché vogliono denunciare, fanno i nomi, mettono le regole, no? E per 40 anni siamo stati a fare gli stessi errori. Andavi tu alla politica, lo fanno gli altri, lo faccio pure io, no? Vedete come le cose stanno saltando fuori, no? C'è questo turno di preghiera che forse faremo anche noi, ci toccherà una settimana, adesso decidiamo quando, l'intercessione alla mattina per l'Italia. Però vi ricordate, 2 anni fa forse, anche di più, me lo ritrovate? Facemmo il sito Facebook, pregare per l'Italia, una cosa del genere, cioè... Il 25 aprile? Cos'è il 25 aprile? No, sto parlando del nostro sito che su Facebook, che facciamo noi una pagina. Così si chiama, 25 aprile? Inizia... Pray for Italy, ok. E quando iniziamo a farlo cominciarono a uscire, no? Ci furono quelle persone che furono prese, denunciate, le tangenti, no? E adesso la stanno riprendendo da un paio di mesi, tutti quanti, no? Ho visto Corsini, Pastore Roslen... E quindi, allora, vedete come noi eravamo avanti? Come vedete come la preghiera è importante? Quindi, ritorniamo un attimino a questo, per non fare gli errori di una volta, no? Infatti a settembre vogliamo cambiare alcune cose cercando di non fare gli errori di una volta, no? Tante volte si va per amicizia, per affetto, no? Bisogna essere buoni, ma non stupidi, no? Siate ingenui come colombe, ma astuti come serpenti, ok? Ama il peccatore che smette di peccare, ok? Non ama il peccatore che continua a peccare, non è così. Tu ami coloro che si convertono. La chiave di svolta è quando noi abbiamo deciso di seguire Dio. Quando abbiamo veramente deciso di seguire Dio? Cosa abbiamo detto? Cosa abbiamo fatto per indicare a noi stessi, perché Dio lo sa, che veramente siamo cambiati? Quando abbiamo detto a Dio? Quindi? Mi pento. Chi l'ha detto? L'ho detto io. Okay. No? Quando tu vai da Dio, la parola chiave che ti fa entrare nel regno di Dio è una sola: mi pento, perché vuol dire tu hai ragione. Non puoi pensare di diventare cristiano senza mai dire mi pento. Ed è una cosa importante, perché se non ci pentiamo, noi non abbiamo l'idea giusta di cos'è pentirsi e di che cos'è perdonare. C'è gente che ancora per piccole o grandi cose, peggio ancora, non perdonano. Quindi stanno vivendo
Al di là di quello che uno può dire, l'ha fatta grossa, non mi è piaciuta, l'ha fatta male, tu puoi avere tutte le giustificazioni, ma parliamoci chiaro, se tu non perdoni, se tu non ti penti, dipende se stai di qui o di là, ma comunque tu non cammini con Dio, punto. Tu puoi entrare in chiesa, puoi andare a Gerusalemme, puoi andare a San Pietro, dove vuoi, ma non c'entra niente con Cristo. Devi decidere di dire, Signore, io mi pento. Infatti, tutto ciò che confesserai pentendoti, Dio te ne libera. Amen? Ok. Matteo 22,5, 22,2 fino a 5. Matteo 22, dal versetto 2. Il regno dei cieli è simile a un re, il quale preparò le nozze di suo figlio e mandò i suoi servi a chiamare gli invitati alle nozze. Ma questi non vollero venire. Di nuovo mandò altri servi dicendo, dite agli invitati, ecco io ho apparecchiato il mio pranzo, i miei vitelli, i miei animali ingrassati sono ammazzati ed è tutto pronto, venite alle nozze. Ma essi, non curandosene, se ne andarono, chi al proprio campo, chi al proprio affare. Poi, più avanti parla, che allora lui rimanderà e farà giustizia di tutti quelli che gli hanno detto no, ok? Ora, perché vi voglio parlare di questo? Perché Dio mi ha messo nel cuore proprio, non fate lo stesso errore. E dicevo, Signore, ma dove possiamo fare questo errore? No? Credo in te, leggo la Bibbia, predico. Ma Dio dice, non fare lo stesso errore. Perché? Se noi vediamo, l'uomo non è mai cambiato dai tempi di Adamo. Fisicamente è lo stesso, le ossa sono uguali alle nostre. Gli uomini sono sempre gli stessi, forse hanno cambiato abitudini, vestiti, ma quello che c'è nella vita dell'uomo a livello di mente, di cuore, di anima e di spirito è lo stesso. Ecco perché questa parola è veramente qualcosa che può toccare. Vi voglio far vedere alcuni aspetti. Uno, che il peccatore, perché sta parlando a peccatori, si cura poco di quello che Dio dice. Due, in che modo se ne cura poco? Cioè, cosa fa? E tre, perché se ne cura poco? Perché queste persone non si curarono di quello che gli stava, di quello che gli veniva detto, di quello che gli veniva dato, ok? Quindi attenzione adesso noi a non fare l'errore che hanno fatto queste persone. E possiamo vedere alcuni aspetti nella nostra vita che forse danno dei segnali che stiamo facendo come loro. In primo luogo, il peccatore si cura di poco. Certa gente si cura del banchetto nuziale che il re aveva organizzato con cibi, no? Speciali, succolenti. Era stato tutto dato gratuitamente, erano stati invitati, no? Nessuno ha fatto qualcosa di volontario. Tutto era stato preparato. Parla molto di quello che Dio ha preparato per noi, no? Di quello che Dio è. Io me ne stavo per i fatti miei. Non me ne fregava nulla e rientro in tante di queste cose. Quando mi parlavano di Dio mi veniva da ridere. Mi ricordo il mio amico quando mi parlò di Cristo. Cioè, lui parlava di Cristo, io parlavo del diavolo. Cioè, io ero proprio, ti devo sfottere, ok? Lui diceva A e io devo trovare B. Ebbene, ho avuto la fortuna invece, la grazia di capire, di essere toccato e di cambiare, ma io ero uno di quelli. È semplice vedere in questa cosa che non si sono curati di quello che era l'invito
di vedere come è una cosa spirituale, no? Già lo possiamo intravedere. I peccatori comprendono poco Cristo, esprimono il loro disprezzo per quello che Dio, in questo caso perché quell'uomo aveva preparato per loro. Cioè uno ti invita, non ti chiede soldi, no? Se qualcuno ci dice vieni al matrimonio, nessuno deve fare un regalo. Io sono convinto che tutti quanti andiamo al matrimonio, da me il primo, no? Invece siccome sai che te ne capitano 2, 3, 4, 5 l'anno, incomincia a fare, cerchiamo di evitarne qualcuno, andiamo a quelli che siamo andati o ritorniamo a quelli, perché se no, no? In questo caso invece arriva un estraneo e ti dice guarda, c'è il banchetto preparato con tutte le specialità, cosa ti piace, ci abbiamo tutto, è tutto pagato, devi solo venire. Un po' quello che Dio ci racconta, no? Quello che Dio è. Tu non devi fare nulla, vieni, ascolti, credi e ricevi quello che Dio ha preparato per te. Amore, salvezza, giustificazione, Spirito Santo, vita eterna, liberazione, guarigione, tutto, ok? Non dovete pagare, ok? Loro stavano disprezzando il banchetto di Dio, stavano disprezzando quello che aveva preparato per il matrimonio di suo figlio. Cioè, guarda, queste parole mi toccano. Beh, quando tu cominci a pensare che noi stasera siamo seduti non in chiesa, in un luogo, ma siamo seduti all'invito di matrimonio del nostro Signore Gesù, figlio di Dio, comincia a cambiare un po' tutto. E cominci a pensare che puoi prendere qualcosa che addirittura neanche chi sta a fianco a te o la persona che ammiri di più potrebbe mai dartela, ma Gesù l'ha messa davanti a te stasera, come ogni giorno, ogni volta che tu stai con qualcuno che preghi, parli, leggi la parola, tu sei invitato a quel banchetto ogni giorno. È una cosa meravigliosa. Prima di tutto il peccatore non si cura neanche del messaggero che gli porta notizia del pranzo è pronto, no? Perché addirittura dice che non li ascoltano o li aggrediscono e li uccidono. Tu provi a immaginare quando qui, noi vediamo al telegiornale, succede qualcosa in un paese o un ambasciatore di una certa nazione, si scatenano le guerre. In questo caso i messaggeri di Cristo vengono uccisi e nessuno fa niente. Quindi la prima cosa che facciamo e che sottovalutiamo è del messaggero che Dio ti ha mandato per parlarti. Tu hai avuto un invito personale attraverso un messaggero di Cristo che ti è venuto e ti ha parlato di Cristo. Oppure quando noi stiamo andando a evangelizzare, chi viene con noi a evangelizzare il sabato, quello facciamo. Siamo quei messaggeri che portiamo l'invito a queste persone e gli parliamo di Cristo. Perché noi sappiamo che tipo di invito stiamo dando a quelle persone. Però adesso affronteremo che tipo di persone incontriamo, no? Alcuni sono già credenti, altri no. Ed è lì che dobbiamo sapere. E gli invitati rifiutarono di venire e andarono chi al suo campo, chi ai suoi impegni. Cioè diedero poca importanza a quello che il messaggero stava dicendo. Tu vai? No, devo andare con gli amici, devo andare a mangiare, c'ho una festa, c'ho da lavorare. No? Sì, è giusto quello che dici, ci avrei tanto bisogno, ma ora non posso. Quando mi libererò un po', verrò. Ora, finché tu vedi una persona che ti viene a parlare di una delle religioni, pure io direi così. Ma adesso, vedi, io ho rischiato di essere messo fuori perché io ho rifiutato l'ambasciatore che mi è venuto a parlare di Cristo. Io l'ho preso in giro. Ok? Non so come mai poi dopo ci sono rientrato o c'era qualcosa prima che era stato seminato, ma una cosa è certa. Io mi ero disinteressato
del messaggero e del messaggio. Ma rifiutando il messaggio e il messaggero, io stavo rifiutando una cosa: Gesù. Tutto è partito da Gesù. Amen. Alziamoci un attimo, preghiamo un attimo per i messaggeri, chiunque è stato e ci ha portato la parola di Dio. Amen. Chiudi i tuoi occhi. Cominciamo veramente a masticare questa parola e cominciare a rendere grazie a Dio e dire: Signore, io ho peccato perché forse più e più volte mi hanno parlato di te e io non li ho ascoltati, ho trovato tante motivazioni, avevo da fare, non mi interessavo, ero impegnato per altre cose, avevo i miei affari, i miei animali e soprattutto la persona che mi veniva a cercare, a chiamare, io la reputavo un rompiscatole. Io ho pensato cose brutte, ho detto forse anche delle parolacce, questo rompiscatole, eccetera, eccetera. Per questo ti chiedo perdono, Dio, per ogni volta che hai mandato un messaggero a parlarmi di te e che veniva con un dono meraviglioso tra le sue mani, che era il Vangelo, che era la parola, che cambia la mia vita, perché adesso io non ho più bisogno di nessuno, ma conosco te, ed è questo grazie a colui che mi ha portato la parola, a quelle persone che di volta in volta mi hanno dato direzione. Per questo chiedi perdono e benedici, se te lo ricordi, la persona che ti ha parlato di Gesù, ok? Perché era un servo di Dio. Poi magari si è persa quella persona, non importa, perché possiamo perderci pure noi, ma ora noi vogliamo vedere che in quel momento Dio si è servito di quella persona, perché era la persona più vicina che poteva rispondere alle nostre preghiere. Amen. Amen. Sediamoci pure. Ogni peccatore che rifiuta la grande salvezza di Gesù Cristo, di Cristo, disprezza il mistero dell'Evangelo, della parola di Dio. Queste persone però disprezzarono il banchetto. Alcuni di loro pensarono che gli animali ingrassati e tutte le altre provviste sulla tavola non sarebbero state meglio di ciò che avevano, no? Perché se tu rifiuti l'invito e ti dicono: guarda, è specifico, vieni, mangia, ci sono i vitelli, gli animali ingrassati, c'è il meglio, e tu non vai, perché non vai? Sappiamo che quando si tratta di mangiare si va da tutte le parti, no? E vedete che crisi nei ristoranti non ci sono. Poi se sono gratis alle inaugurazioni, cioè le file. Quindi perché questo non doveva essere pieno? Eppure c'è gente che ha detto: non vengo, perché reputavano quello che avevano più buono, maggiore di quello che gli veniva offerto. Infatti quando tu gli parli di Cristo, no? Ma guarda Dio, ma io sto bene, io mica ho bisogno, mica sono come a te, ma voi là, no? Tutta questa cosa. Mentre noi abbiamo capito che quello che stavamo per ricevere, quello che adesso abbiamo ricevuto, è qualcosa di straordinario. È un cibo soprannaturale che viene dalla tavola di Dio, dalla presenza di Dio. È questo che fa la differenza. Tu puoi chiudere gli occhi e già immaginare questa tavola bandita con il meglio, perché l'ha preparata lui, ok? Se tu pensi che c'è qualcuno, o tu sei così bravo di inventare le cose che nessuno ti ha mai battuto finora, ti voglio solo ricordare una cosa: Gesù ha creato il tuo cervello, quindi non c'è niente più di lui. Amen? Quindi lui sicuramente... Tanta gente dice: il paradiso è sulla terra, qualcun altro dice: l'inferno è sulla terra. Insomma, decidetevi, siamo sul paradiso o siamo sull'inferno. Comunque sia, se la vita è già bella qui, figuriamoci cosa vuol dire il paradiso, perché è un premio. Insomma, la adesso non è più un premio, quindi sicuramente sarà meglio. Se lui è già creato qui le cose in un modo meraviglioso, perfetto, figuriamoci nell'aldilà, ok? Disdegnarono il banchetto perché non ci andarono.
in Ebrei dice: o peccatore, ricordati che cosa disprezzi quando trascuri una così grande salvezza. Specifico, in Ebrei, ricordati quale grande salvezza stai trascurando quando dici di no. Quando, ad esempio, prova a immaginare tua madre, tuo padre, tuo fratello, i tuoi figli, tu gli parli di Gesù. È vero che glielo devi proporre anche come qualcosa di succulento, no? E vieni a mangiare pane e cipolle. Possono anche piacermi, ok? Però non è che sia un grande invito, no? Quindi è importante anche presentare. Come presenti il Vangelo? Che se tu dai un biglietto, Vangelo di Gesù Cristo, Vangelo, c'è la Gazzetta del Mezzogiorno, no? Ma devi presentare: il regno di Dio è qua, posso pregare per te, sai che Dio ti ama, sai che la tua vita può cambiare, vieni con me, posso pregare per te, posso farti assaggiare qualcosa di soprannaturale, no? Hai mai assaggiato questa cosa? Hai mai sentito parlare in questo modo? È questo che noi dobbiamo, no? È lì che tu sei ambasciatore, è la cosa più bella. Non devi inventare nulla, devi solo dare quello che hai. Se lo hai sperimentato, ti viene facile dare qualcosa, amen? E se non te l'hai mai dato a nessuno stasera, tieni gli occhi chiusi e avvicinati a quel tavolo affinché puoi cominciare a prendere quel cibo meraviglioso che lui ha preparato, amen? Quando non dai importanza al Vangelo di Dio, tu non dai importanza, come dicevo prima, alla giustificazione della fede, alla purificazione nel sangue di Gesù, non dà importanza allo Spirito Santo, alla via per il paradiso, alla speranza, all'amore, a tutte le promesse del patto, a tutto ciò che Dio ha fatto per coloro che lo amano, a tutto ciò che ha rivelato nella sua parola, essendo il dono promesso a coloro che vanno da Lui. Cioè, tutto quello che adesso io so è cibo che non riesco a tenere su due mani, perché è tanto. C'è il sangue di Cristo, la salvezza, lo Spirito Santo, no? La conoscenza, l'amore, la grazia. Quante cose c'hai? No? Se avete mai preso a piene mani da qualche parte quando si poteva? E prendi qui, cade di là e vuoi portare di più? No? Basterebbe prendere Gesù e c'hai tutto. Porta Lui la spesa. C'ha tutto Lui. Quando tu accetti Gesù, quando dici: Signore, io mi pento dei miei peccati, io ho bisogno di te, in quel momento ecco che ti si prepara la tavola con tutte le benedizioni. E non te le può dare tuo marito, non te le può dare tuo papà, non te le può dare tua mamma, non, tua moglie, solo Gesù. Quindi se tu pensi di essere solo in casa, ma tu non conosci mio marito, tu non conosci mia moglie, mio figlio, mia suocera, meno male. Io devo conoscere solo uno, si chiama Gesù, amen? Non farti, se tu stai vivendo male, se stai vivendo di stress, se non hai tempo per te, se non hai gioia, se non hai pace, io penso che devi andare a vedere questa cosa. Fermati e mangia del cibo del tavolo del Signore, che ha preparato le cose speciali per coloro che lo amano. Entra uno stasera per la prima volta, sente parlare così, stasera lui si siede qui e mangia come te le specialità di Dio e riceve tutto. Ma non sei invidioso, non sei geloso come tanti, ma questo è il posto mio, questa è la mia forchetta e fin qui arriva mio, no? Quante volte quando ci troviamo a mangiare ci sono quelli che sanno i posti strategici, il primo posto vicino alla cucina. Che come esce, ehi, vieni qua, al centro del tavolo, perché prendi da destra e da sinistra, tutti li conosco. Tu dirai: perché no? Perché io servo e vedo sempre le solite persone, i soliti posti. Non preparano, non cucinano, ma quelli hanno capito che il Signore è così. Marta, Marta, Marta. Ok? Vedete come è importante sapere come funziona il regno di Dio? E lo puoi avere gratuitamente. Puoi solo fare una cosa, rifiutarlo. Ma quando dici di no, stasera, venendo qui, tu hai detto di sì al cibo del Signore.
tu non hai detto, io ho il mio vitello, il mio, a parte quando c'è il periodo delle ferie, attenzione, però tante volte noi diciamo di no a Dio. E se tu non riesci a vedere che questo è il luogo, è il momento dove tu puoi cibarti, nutrirti e confrontarti, tu non dici di no a qualcuno, non vado in chiesa, non vado alla cellula, tu stai dicendo di no a Dio. In Atti dice, ogni giorno erano perseveranti insieme a spezzare il pane, celebrare il Signore e ogni giorno Dio aggiungeva anime nuove. Ok? Vedete? Non abbiate la cattiva abitudine che hanno alcuni di disertare. Ma d'altronde non deve essere una regola, deve essere un piacere. Se tu vedi che agli incontri tu vai a mangiare la parola di Dio, amen? Se poi a fianco a te c'è quello che non vuole mangiare, no, non mi piace quello, non voglio fare quello là, libero. Tu ti siedi nella tua cellula, col tuo mentore, in chiesa, indipendentemente se a fianco a te c'è qualcuno che rompe le scatole, che non si interessa, sono fatti suoi. Chi sta qui e non si interessa a Dio, questo sta facendo. Signore, il mio vitello, quello che io mangio, quello che mi aspetta fuori, è più importante della mensa che tu hai preparato per me. Questo è. Questa è la verità. Mentre noi che veniamo e ci concentriamo su di Lui, sul cibo, sulla Sua parola, sul Suo Spirito Santo, sulla visione che Dio ci vuole portare, no? Perché Dio non è che prende, senti, a te ti farò Dolce Gabbana, Armani, un grande... No, Lui ama tutti in un modo speciale. Dire che ama tutti allo stesso modo magari sembra un po' limitativo, no? Dice, ha fatto un... inteso come tutti allo stesso livello, ma ama tutti in un modo speciale. Quindi a te ti ama in un modo speciale, ma anche a me mi ama in un modo speciale. Ok? Tant'è vero che ci ha invitato a una cerimonia, a un banchetto speciale. Queste persone si curano poco del figlio del re. Cioè, cominciamo ad entrare. Il messaggero non l'hanno ascoltato. L'invito non l'hanno calcolato. Il figlio del re non l'hanno apprezzato. Perché questo cibo, questo invito, è stato fatto dal padre perché era il matrimonio del figlio e ha invitato tutti. Ecco a chi, da chi siamo invitati e cosa stiamo celebrando stasera. Le nozze dell'agnello, il nostro Signore, la lode, la preghiera, noi ci dobbiamo alzare, liberarci e festeggiare perché Lui stasera è su di noi, in mezzo a noi ed è il festeggiato, amen. E più noi siamo dentro lì, se c'è un posto sicuro dove non temere la morte, dove non temere la malattia, dove vincere il diavolo, è qui. Ma se il diavolo è già nella tua testa e ti sta rubando, tu puoi stare anche là dentro e non apprezzare nulla. Quindi valuta se stai apprezzando quello che Dio ti sta dicendo. Era il suo matrimonio e non presentarsi disonorava quella persona che ti aveva invitato, in onore del quale era stato preparato il pranzo. Ok, vieni a mangiare, vieni a celebrare, che cosa? Vieni, oggi è il matrimonio del figlio di Dio. Ma io, sai, il figlio, ok, vieni per il padre, si sposa il figlio, ok? Ma io non conosco il padre, ma conosci il figlio. Vedete, nessuno va al padre se non attraverso il figlio, e il figlio non fa le cose che non ha visto fare dal padre. L'altro giorno pregavo e parlavo, e la cosa che Dio mi diceva era, quando tu leggi, quando tu preghi, e hai una visione, ecco perché chi fa one to one con me, gli chiedo sempre, ok, hai pregato, cosa hai visto? Hai letto, cosa ti ha rivelato Dio? Perché non puoi passare un tempo con le cose di Dio e non sentire nulla. E non vedere nulla. Perché quello che ti fa vedere è qualcosa che Dio vuole farti adoperare. Gesù quando pregava cosa succedeva?
che poi andava a fare le cose e quando gli dicevano: con quale autorità fai questo? E lui diceva: io faccio le cose che ho visto fare al Padre mio. Quando? Quando pregava, quando stava alla presenza di Dio. Io dico le cose che ho sentito dire al Padre mio. Quando ho fatto delle decisioni nella mia vita importanti, dove magari neanche nella parola c'era scritto, non ero ancora conoscente, ma le facevo, quando ho presentato mio figlio e mia figlia, nessuno mi aveva insegnato. Chi me l'ha detto? Come, da dove mi è venuto? Perché ho pregato nella stanza con lui e piano piano il Signore mi ha dato l'immagine. Quindi quando io ho preso mio figlio così, Dio mi aveva detto non pensare a quello, ma quando ho letto il versetto, fu preso Gesù e presentato al Tempio, istintivamente mi è venuto presentato. E così ho fatto. Dopo 6-7 anni, quando l'ho scoperto, che si fa così nel mondo protestante, evangelico, amen. Io l'ho fatto 7 anni prima, senza aver fatto 7 anni di cammino. Ecco perché quando tu vai in preghiera, quando tu vai alla presenza di Dio, mangi del cibo che gli altri se lo possono sognare. E non vivere di quello che io ti dico. Dio vuole la tua dipendenza da Lui. Sei tu quello che devi rispondere, non con tutta la famiglia andiamo. Tu devi rispondere: Signore, io vengo al tuo matrimonio. Io accetto di venire al tuo pranzo. Decido di onorarti, ok? Ho capito che tu hai qualcosa che io non ho e ti voglio onorare. Disprezzate un principe e avrete poco onore presso il re. Se tu, chi disprezza il messaggio, chi disprezza Gesù, sta disprezzando il re. Se tu non vedi che la domenica, il culto, la cellula, la preghiera, le 2-3 persone nel mio nome è la volontà di Dio, non è la volontà di un uomo, non te lo dice un uomo che devi pregare con qualcuno, non te lo dice di stare in 2 o 3, te lo dice Dio. Perché lì io sono lì dove le persone si accomunano nel mio nome, le persone che vogliono stare da sole, che si staccano, stanno disprezzando il banchetto di Dio, stanno disprezzando Dio. Noi non dobbiamo neanche giudicare, ma allarmiamoci. Quando manca qualcuno a casa la sera e non rientra, non ti preoccupi, non chiami, non aspetti. Allora, quando tu sei un buon capocellula, quando tu sei un buon mentore, tu cerchi le persone che mancano. Dov'è la pecora che Gesù ti ha dato? Perché non viene a mangiare il pranzo che Dio ha preparato? Perché non sta con me? Questo deve essere lo stato d'animo che dobbiamo avere. Io capisco che ci sono problemi con alcuni che non vogliono capire, che ti feriscono, però ti posso dire una cosa: non abbiamo vie di scampo. Tu devi perdonare 70 volte 7 in un giorno. Quindi è inutile che ti arrampichi sullo specchio: no, aspetta, trovo il tempo. Tu stai disubbidendo. Quando tu decidi di non perdonare oggi, no, domani, no, tu già oggi, se non decidi di perdonare oggi, tu stai disubbidendo e stai rifiutando il banchetto di Dio. Se per Dio non... Sapete che non perdonare è uno dei più grandi peccati. 6 peccati sono il 7° è abominio. E parla di non perdono, parla di non amore. Guardate quanto è grave. Noi rischiamo di mangiare cibi avvelenati perché noi stiamo facendo cose che Dio non ci ha detto. Se noi non dobbiamo inventare cose, amen? Noi non dobbiamo stare a cervellarci, noi dobbiamo solo ubbidire come i pappagalli. Ama il tuo prossimo, perdona, non fare agli altri, alzati e cammini, basta. Vedi gente che: ma io sono stressato, devo studiare la Bibbia e devo fare la scuola biblica, non so. Stiamo parlando del banchetto di Gesù, stiamo parlando di parole di vita eterna, stiamo parlando di quello che Dio ha fatto per te sulla croce, che la tua vita non solo viene cambiata oggi, ma benedetta per l'eternità. Non devi inventare, non devi studiare, devi solo arrenderti, ok? Siediti e mangia. Tante volte vado a casa, c'ho una fame da lupo e mi tocca preparare, cucinare, poi manca un ingrediente, scendi a comprare o chiama qualcuno che te lo può. No, vieni, altro che
venite da me voi che siete stanchi. No, no, qua dice, vieni, siediti e mangi, ho preparato il vitello, sarà che a me la carne mi piace, ho preparato il meglio per te. Cioè, no? Eppure c'è qualcuno che dice, no, però la mia carne è meglio della tua, non c'ho da fare, non vengo. Perché? Perché non vede quello che Dio sta veramente dando, amen? Se disprezzate il Figlio di Dio, il Padre si vendicherà su di voi per il Figlio sdegnato. Quando noi non rispettiamo il Figlio, noi stiamo disonorando il Padre. Lui ha dato il suo... Vedete, noi tante volte ci arrabbiamo quando qualcuno non mi ha salutato, non mi ha risposto, ma io ho fatto così e non mi ha detto manco grazie. Allora cosa dovrebbe fare Dio che ha mandato Gesù a morire sulla croce? Per te. E tu dopo che vi hai l'invito gli dici non posso venire, c'ho da fare, c'ho i miei impegni, è più importante questo, no? Però ti posso garantire che quando ti manca il terreno sotto i piedi, quando il sangue non circola bene fino al cervello e cominci a avere i giramenti di testa e non sai se il cuore batte bene, no? O il dottore ti dice che hai dei valori che non va bene, Signore, dov'è il banchetto? Ridammi l'indirizzo che ho perso il bigliettino, no? Voglio tornarci. Ma noi dobbiamo prevenire proprio ascoltando il Signore, amen? Come può una preghiera essere valida se qualcuno diserta l'incontro di Dio? Se uno non sa, se uno non legge, se uno non prega, ma soprattutto non accetta di ubbidire, come può pensare di funzionare con Dio? No? Prendiamo il non perdonare. Tante volte cosa comporta il non perdonare? Il giudizio, la critica, il perdonare. Perché tu non è che vieni ferito e ti stai zitto. Avete mai visto qualcuno che è stato ferito e si sta zitto? È sempre colpa degli altri. Non c'è amore, non mi capisce, il problema è suo, eccetera, eccetera. No? Chi fa queste cose non cammina con Dio e non conosce Dio. Ecco perché, grazie a Dio, abbiamo stabilito e stabilizzato questa area della Chiesa, la maggior parte, ok? Ma dobbiamo veramente mettere a tacere qualsiasi forma di critica, di giudizio, di coso, perché una persona che critica, giudica, vuole mettere in cattiva luce gli altri, e sta dicendo, io sono meglio. Ma noi non abbiamo bisogno di meglio, noi abbiamo bisogno di Cristo. Ok? E poi se tu avevi un problema, vai dalla persona interessata, aiutala. Chi dice di essere cristiano e giudica un cristiano, non cammina con Dio. Puoi metterci la firma, non ha niente a che fare con Cristo. Ma tu ci pensi che Gesù Cristo si mette a mormorare, a criticare gli altri? No? Già quando stavano a litigare chi era il più grande, cosa ha detto di Gesù? Ehi, la volete smettere? No, tu vuoi essere grande, diventa piccolo. No, allora no, faccio il piccolo che divento grande. No? Vedete, non dobbiamo inventare noi. Quando andiamo in stress, quando andiamo in fatica, quando ci sentiamo che le cose non funzionano, quando non mettiamo in pratica le cose semplici che Gesù ci sta dicendo, tutto qua. Noi non dobbiamo riscrivere la Bibbia, noi dobbiamo seguire quello che Dio dice, amen? Non esiste l'amore del Padre se non attraverso il Figlio, come non esiste l'adorazione del Padre se non tramite Gesù Cristo, il sacerdote. Noi non possiamo andare da Dio se non accettiamo Gesù e se non accettiamo il suo banchetto che ci invita, no? Se noi lo rifiutiamo o addirittura... Immaginate quelli che hanno perseguitato gli evangelisti, i missionari, no? Le persone che ancora oggi vengono uccise perché predicano il Vangelo. Ma quale giudizio avranno questi veramente da parte di Dio? Perché? Perché loro non vogliono ascoltare, non vogliono confrontarsi. Noi
abbiamo fatto un passo, perché dalla Chiesa Cattolica alla Chiesa Evangelica ci sembrava quasi un paradosso, dice, ma io sono già cristiano, quindi mettere in discussione un cristianesimo per un altro cristianesimo è più difficile, no? Perché bene o male la maggior parte cosa dice? Ma siamo tutti uguali, siamo tutti fratelli e sorelle. Non è così. Chi disprezza il Vangelo di Dio. Dio è potente e può punire molto severamente, perché lui è un Dio geloso che punirà fino alla settima generazione, no? Alla millesima generazione. È un peccato gravissimo, vuol dire distruggere la propria anima e proiettarsi con un grande impegno verso la perdizione. Guardate un po', tutti quelli che cominciano a disertare gli incontri, tutti quelli che non danno retta a Dio, dove vanno a finire? Mondanità, perversione, disubbidienza, peccato. È fisiologico, tu non puoi essere spirituale e vivere bene se non sei alla presenza di Dio, se non sei al banchetto di Dio. Ecco cosa vuol dire fare mentore, ecco cosa vuol dire, no, siamo tutti sulla stessa barca. Chiunque può sbagliare, non stiamo parlando, non stiamo giudicando chi ha sbagliato, stiamo prendendo in esame il fatto che stiamo portando un messaggio che tira la gente dal mondo e li mette nel contesto di Dio. Ma quando qualcuno sta qui e diserta, dove va? Non va da Dio. Se questo è Dio e se ne va da un'altra parte, dove va? Non dico che vada a Satana, ma va fuori. E sicuramente, avete notato? Non vengo una volta, ci può stare. Non vengo due volte, però. Non vengo tre volte, piano piano non vengono più. Tu già puoi vedere, soprattutto quando si fa il mentoraggio, quando si parla con lui one to one, ma anche da amico, da fratello, se una persona non viene, devi già fare la domanda, ok, ci sta, perché non vieni? Non è che sei andato a lodare Dio, hai aperto il culto in casa, o hai fatto una cellula, dove vai? Quello è il discorso. Dio ci ha chiamati al suo banchetto per condividere con noi, ci ha mandato un messaggero, ci ha dato un messaggio e ci ha dato il luogo dove andare a mangiare, dove lui è il festeggiato. In questo caso non sei tu il festeggiato, non sono io, ma è il Signore, amen. Durante questa predica noi ci dovremmo alzare e festeggiare Dio. Queste parole devono già produrre dentro di te una certezza, un piano di salvezza. Più ascolti Dio, già non vedi già il tuo futuro proiettato? Non vedi che già tante cose che prima ti erano addosso non ci sono più? Sei più felice, hai più pace, hai più speranza. E se stai di più alla presenza di Dio, quanto meglio puoi fare? Poi, gli uomini non se ne curano, danno poca importanza al Vangelo, a tutta la realtà di Dio. Quando vanno a sentire non prestano attenzione durante la predica, durante il messaggio, no? C'è chi dorme, chi ha la testa da altre parti, adesso è facile trovare il telefonino, quindi ringrazio Dio che siamo riusciti a mettere un impegno serio. Perché se lasciamo il lavoro, la famiglia per venire qui e poi ci stiamo dietro al telefonino, già abbiamo problemi a mantenere la testa su Dio, giusto? Figuriamoci se abbiamo il telefonino in quell'ora che dobbiamo stare alla presenza di Dio. Ci pensi? Queste persone invitate al banchetto del Signore e si stanno seduti col telefonino e non parlano, perché avete visto quando si va a fare una pizza con gli amici? Cioè non si... Andiamo alla pizzeria, ma non siamo neanche più amici. Stanno tutti vicino al telefonino. Si alza la mattina, vanno al bar al telefonino. Vengono a fare caffè con te al bar, stanno al telefonino. Quasi quasi dice, ma l'ho chiamato a fare questo. No? Manca solo che questo succede tra marito e moglie. È finito. Magari sta nell'altra stanza. Amore, mi porti la carta igienica? Nel frattempo che parli con quello che è la salumeria che deve fare la spesa, il meccanico che ti aspetta, il commerciale, no? E saluti a tutti gli amici.
Come facevamo a vivere prima? Andremo a vedere tra una decina di anni che malattie usciranno da questo tipo di comportamento, perché uscirà qualcosa, ok? A parte gli incidenti e cose che purtroppo finché si ammazzano tra di loro, no? E che tante volte ci vanno in mezzo delle persone innocenti per la distrazione del telefono, in macchina, strada, bambini, lasciano il bambino, il passeggino, perdono i bambini per il corso, cioè, no? Ma non possiamo ritornare al primo amore, no? Non possiamo andare sul balcone, mamma, di che vengo a casa, no? Cioè, no, adesso siamo così iperimpegnati che stiamo vicino lì. Ah. Ciò che entra da un orecchio esce dall'altro, ciò che entra dal cervello esce senza toccare il cuore. Ecco perché tanta gente, no? Gli fai la domanda, ok, cos'è stato predicato domenica? Perché non l'hai ascoltato? Perché non avevi la Bibbia, perché non ti sei preso gli appunti, perché non hai ascoltato attentamente il messaggio, e questo messaggio se n'è andato. Alcune volte quando mi chiama qualcuno e mi dice, sai, ho questo problema, e dico, ma scusa, non sei venuto in tutto questo tempo che abbiamo predicato, insegnato su questo? Sì, e non ti ricordi in questo esempio? Io poi un esempio lo faccio in tutte le salse, no? Cioè, se lo capiscono i bambini, la mia prova non siete voi, sono i bambini. Quando lo capiscono i bambini sono sicuro che ho predicato bene. Ok? Vedete com'è importante? Ah, ma non sapevo che dovevo dire così, che si faceva. Ma cose semplici anche sulla preghiera. Perché? Perché ascolti, ma non assimili, non entra dentro il tuo cuore. Poi ci sono le persone che quando entrano ti seguono solo perché, come seguivano Gesù, per cosa? Per il pane e per i pesci. Ah, si riceve la guarigione, ah, si sta meglio, ah, che preghiamo per il posto di lavoro, ah, preghiamo per la salute, basta. Ma in realtà non conoscono Gesù. Hanno sentito che Gesù può fare, ma non conoscono Gesù. Ecco perché poi non smettono di peccare, perché solo quando conosci Gesù tu smetti di peccare, tu sei tutt'uno con gli altri, ok? Almeno pensassero di avere la salvezza dell'anima, che è la cosa giusta. E l'ultima cosa è che non se ne curano, non tengono conto di quello che viene detto, proprio perché cosa pensano? Che sia inutile. Sono ignoranti della situazione, non hanno ascoltato, non si sono confrontati, e tante volte queste persone sono anche le peggiori, perché sono quelle che non si ribellano. Che ne pensi? Non lo so. Cosa dici? Boh. Mentre quando qualcuno si antepone, tu puoi dibattere, no? E magari li puoi anche spiegare. Magari gli dà pure fastidio e tu gli spieghi, ma perché dà fastidio? Così è la cosa peggiore. Cioè, proprio non tener conto di quello che viene detto. No? Parecchie volte le persone ridono quando gli parli della religione. Io ero uno di quelli. E immaginate quando la messa, che quello era il cristianesimo, era sentirla in latino. Io che il latino non mi ci parlo proprio, soprattutto quando ero piccolo, cosa dovevo capire? Non si lombo induci induso. No? E ridevi. In realtà quello aveva un compito di portare qualcosa di serio, di importante. Ma anche detto in italiano, tanta gente non lo percepisce, non se ne cura, ma in realtà quelle parole sono le stesse che vengono dette da migliaia di anni, sono le stesse che diciamo noi oggi, però noi oggi le abbiamo capite, le stiamo capendo, gli stiamo dando il giusto valore, no? Io ammiro quei genitori che prendono i figli e si mettono a fianco e leggono la Bibbia e gli inculcano la via, ma oltre a leggere che gli dimostrano com'è la vita, perché alla fine non ci saranno i genitori a fianco, a scuola, mentre attraversa la strada, il futuro, la scelta lavorativa. Ma tu sai una cosa, io non ci sarò, ma farò di tutto perché Gesù sarà sempre con te. Quindi
porta i tuoi figli al banchetto del Signore. Vai tu e poi porta le persone, gli amici. Predicare Cristo, questo è invitare le persone a mangiare. Vedi Giosuè? Sono andati tutti i ragazzini. Perché? Perché si mangiava. Hanno visto il banchetto del Signore. Non lo sapevate? Meglio ancora, eh? Ha fatto la sorpresa. Quindi vedete com'è importante far trovare qualcosa che poi piace? Tanta gente dice non mi piace, ma se non hai mai sentito parlare, è come tanta, no, devi ancora bere un vino, no, non mi piace, ma l'hai mai assaggiato? Devi mangiare una pietanza, no, che cos'è questo, non mi piace, solo quello che cucino io è buono. La suocera sempre così dice, no? O la mamma, come c'è la cucina, mamma tua non c'è nessuno, vero figlio mio? È la più brava. In realtà, se non assaggiamo, vi ricordate la prima volta che avete assaggiato qualcosa di nuovo? Non so, la prima volta che è uscito il kiwi? Oppure io che venivo da Milano, la prima volta che ho mangiato i fichi d'India, che non l'ho mangiato con le spine, me l'hanno aperto. Però ho detto, scusate, ma che gusto c'è mangiare i fichi d'India che sono tutti semi? Cioè tu metti in bocca, forse mangiamo la buccia, cioè, no? A parte le spine, ma adesso a me i fichi d'India piacciono. Ma finché non l'assaggi, e poi anche quando lo mangi, ti fai delle domande. Ecco, tanta gente così con Cristo, ma cosa vuoi dire? No, ma non mi serve. Quindi cercate sempre di proporre a mamma, papà, agli amici, vieni, assaggia, ascolta. Se voi non motivate e non gli fate vedere che a voi piace, dai, vieni con me in chiesa. Vieni con me alla cellula. E mo c'ho pure l'appuntamento col mentore. Ma che chiesa è? No? Ma perché? Perché in tutto questo non vedono il banchetto preparato da Dio. Tu potrai, credetemi, io non ho bisogno tante volte di parlare. Perché tante volte sono andato alle conferenze, dopo la prima ora, io già sapevo di cosa si parlava. Anzi, mentre nel viaggio arrivavo lì, leggevo delle cose. Qual era il tema della conferenza? Quello che avevo letto mentre andavo. Ho detto, Signore, mi togli il gusto ogni volta. Poi spiegavano, ma per me era già chiaro. Allora a uno come me viene da dire, Signore, ma io lo so. Vi ricordate quando siamo partiti per la Germania? 12 anni fa, 14 anni fa. Avevo la Lancia Z grigia monovolume. Per intenderci, per ricordare il periodo, incontro mondiale degli intercessori di tutto il mondo in Germania. Ah, il 2001, perché a settembre ci fu le Twin Tower, due mesi dopo, quindi a novembre, andammo in Germania. Ecco la data, l'unica cosa che mi ricordo. Cosa ho predicato la domenica qui? La battaglia spirituale, come riconoscere, combattere, sapere, la Bibbia. Arriviamo lì, nonostante c'era la traduzione dal tedesco all'italiano, dopo 3-4 sessioni parlavano solo di quello che io avevo predicato. Infatti c'eri tu, no? E Dino, eravamo in quattro. Abbiamo fatto 2000 chilometri per andare là e sentire papale l'ora di predica che avevo fatto qui. E ci sono i testimoni. Allora ti dici, Signore, ma da lì io ho imparato l'ubbidienza. Quando tu vivi anche nella tua stanzetta il rapporto vero con Dio, quando vai con il mentore tu sai già cosa accadrà, quando vai in cellula tu sai già cosa, se tu hai pregato bene stamattina o questi giorni tu sapevi già cosa dovevo parlare io. Perché Dio ti doveva solo confermare qualcosa. Non è che io sono meglio di te, non è che Dio mi ama più di voi, giusto? Ma allora io vi voglio stimolare a, prima di venire qui,
Cercate anche voi, o quando venite qui, di venire con l'atteggiamento di chi va a mangiare alla mensa del Signore. Amen? Se un giorno c'è la persecuzione e non ci possiamo vedere, come sarà il tuo rapporto con Dio? Non sarà mica, sai, lo devi celebrare. Certo, proteggimi, la guerra, però dovrai anche lodarlo in mezzo a quei momenti, giusto? Non puoi solo fare richieste di preghiera per salvarti. Dovrai adorarlo nel deserto, dovrai adorarlo nella persecuzione, dovrai adorarlo nella battaglia, giusto? Ma se non impari a farlo in tempo di pace, quando arrivano i problemi, vedi certe persone che si lamentano solamente: Signore, 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 ma una preghiera di lode a Dio. Eppure quante volte abbiamo predicato e fatto esempi che noi dobbiamo essere forti nella debolezza? Ok, arriviamo al caffè. In Proverbi dice: inoltre non è bene per un'anima essere senza conoscenza. Chi fa passi frettolosi sbaglia strada. Quindi sempre cercare attraverso il banchetto, il mangiare la parola di Dio, no? Infatti poi cos'è che dice? Che la parola di Dio è pane di vita eterna. E nel banchetto con Dio, questo c'è questo tipo di cibo. Le persone che non mangiano quotidianamente la parola non stanno, al di là di leggere, in quel momento tu stai alla presenza di Dio, sei stato invitato in casa sua, ti nutri. Se tu hai letto un capitolo, anche se non hai capito molto, prova a fare una considerazione. Signore, io ho letto questo, ho passato del tempo con te, ci ho messo la mia concentrazione per capire, ho capito forse una cosa, ma una cosa sono certo: se me l'hai fatta capitare oggi, da qui, questa parola, come un seme, come un cibo che mangi, produrrà qualcosa. La parola di Dio è guarigione per chi l'ascolta, no? Perché in effetti tu non troverai, magari sei ammalato, non troverai oggi io ti guarirò, ma magari dice, leggerai quel versetto come ho detto io, la parola di Dio è guarigione per chi l'ascolta e vita per chi la trova. Lo so, ma io sono ammalato. Ma quale parola? È come il dottore quando ti dà, prendi due scatole e una pillola al giorno. Qual è la pillola che ti guarisce? La prima o l'ultima? O l'intermedia? È l'insieme, è la pillola, è l'integratore, se non è la medicina, vedi tu, no? Cosa ti sazia? Il primo boccone, il secondo, il terzo? Vedete? Però nel contesto, nella parola, lì noi abbiamo la conoscenza. Man mano che tu leggi, ecco l'invito, questo è il tuo piatto con dentro la specialità. E mentre tu lo leggi, tu cominci a ricevere, no? Magari parla di guarigione, parla di perdono, parla di lode, parla di bambini, parla della gloria di Dio, parla dell'estensione dell'universo, parla della maestà, parla dei nemici. Qualsiasi cosa tu leggerai, troverai come Dio te lo fa servire per te. Te lo collocherà per la tua esigenza, per il tuo bisogno, per la tua conoscenza. Comincia a sperimentare di fare delle cose solo perché te le dice Dio. Ok? Non ascoltare persone che non leggono la Bibbia. Guarda, credimi, quando devi parlare con qualcuno, fagli la domanda: sei una persona che legge tutti i giorni la Bibbia? Hai un buon tempo con Dio tutti i giorni? Perché se non ce l'hai, non mi dare consigli. Non ho bisogno. Non ci credo. No. Allora a questo punto ascoltiamo tutti. Oh, sono tutti buoni. Chiedete alle vostre mogli: moglie, leggi e preghi tutti i giorni? Mi dici cos'hai letto oggi? Perché se non legge, non mangia, lei o lui è fuori dalla sala da pranzo del Signore. Allora assicurati che il tuo coniuge, i tuoi figli abbiano, ma con gioia, no? Fagli capire che cosa si stanno perdendo se non leggono e non pregano. Amen? Perché alla fine può crollare questo palazzo e noi trovarci per la strada, giusto? Ma non cambierà niente.
Perché? Perché noi viviamo sulla parola. Andrà via la corrente per tutto il mondo? Non suoneremo più e non canteremo più? Ma per noi non cambierà nulla. Perché? Perché noi non predichiamo le note musicali, noi predichiamo la parola di Dio. Perché nella parola di Dio c'è il Signore, amen? Lui mi dice, Lui mi confronta. E basta che c'è questo. E sapete, in alcuni paesi dove c'è la persecuzione, loro se la studiano a memoria. Perché se li trovano con la Bibbia in mano, vengono uccisi. Allora si sono messi e la sanno a memoria. Io le ammiro, io mi sento, quando sento queste cose, dice, ma io che campo a fare? Io non sono neanche degno di stare qua. Quelli la sanno a memoria. Io so i concetti, ma tante volte non so neanche dove si trova, perché io sono istintivo, io so che c'è scritto e mi puoi ammazzare se so che c'è scritto, c'è scritto. Poi lo vado a trovare con tempo. Ma questi la sanno a memoria. Vedete com'è? Perché? Perché è questo? Perché la gente rischia per la parola di Dio e noi non possiamo smettere di vivere nel peccato, nella disubbidienza? La gente muore per testimoniare Cristo e la gente qua si arrabbia e abbandona l'opera di Dio per dei capricci personali. Ma andranno in paradiso quelli che si lamentano, che criticano? Non andranno in paradiso, si allontanano dal corpo di Cristo. Amen. Un'altra ragione per cui le persone si ritenevano poco adatte al banchetto, perché non gli piacevano, perché avevano da fare i loro affari e vedevano mondane, cioè sceglievano di fare i loro interessi sia economici che emotivi. Quindi tanta gente dice di no a Dio, perché? No, io mi ricordo chi di noi, quando abbiamo iniziato, chi giocava a pallone, chi faceva un'attività, chi andava in palestra, chi andava a vedere la partita alla TV, erano attaccati. E giusto il mercoledì mettono le partite delle squadre. Sai quanta gente non è venuta in chiesa perché dice io non vengo in chiesa e non me ne frega niente di Cristo perché io il mercoledì mi devo vedere la mia squadra del cuore. Cioè è possibile che non provi neanche a vedere chi è Dio? Poi magari un giorno li trovi in una corsia di ospedale, prega per me, ma io prego per te, ma renditi conto perché sei finito qui? Perché non hai potuto evitare questa cosa? Adesso se ti dicessi vieni in chiesa di mercoledì che preghiamo per te, verresti se c'è la partita? Sì, adesso verrei. Il problema è che non lo capiscono sempre troppo tardi. Quindi diamo valore quando Dio ci chiama. Diciamo grazie veramente a Dio stasera che ci ha chiamati a far parte del suo banchetto. Noi non facciamo parte della chiesa di Fabrizio, della Nuova Vita, noi non ce ne frega niente di tutto questo. Noi sappiamo una cosa, Gesù, siamo qui per te. E se questo che ci parla è venuto da te, ben venga. Io ho conosciuto Dio, mi parla delle cose giuste, sia benedetto, ma io voglio la mia benedizione personale, amen. Tu non sei benedetto perché io ti parlo, tu sei benedetto perché credi in Dio, amen. Il mio ruolo è quello di parlare bene e di spiegare bene, basta. Ma tu devi portare il tuo corpo sulle tue gambe, col tuo cuore, il tuo cervello alla presenza di Dio e cominciare a servirlo, amen. Non ho tempo di pregare, non ho tempo di leggere. Non riflettono su quello che Dio sta dicendo. Ma purtroppo, alla fine, dice che verrà la falce e verrà a tagliare tutto quello che è il raccolto. E allora, solo allora, si separerà la pula dal grano. Noi non possiamo evitare che in mezzo a noi c'è gente che darà fastidio, che non vuole seguire Dio, che critica. Ci saranno sempre, no? Lo dice anche, sarà impossibile evitare chi attaccherà, ma questo dimostra chi crede in Dio e chi no. E chi rimane e che testimonia, quelli dimostrano di avere Cristo.
C'è scritto nella Bibbia. Ma noi lo facciamo perché l'invito che Dio ci ha fatto è per la vita eterna. Perché Gesù alla fine verrà e giudicherà. Allora dirà a coloro che saranno a sinistra: andate via da me, maledetti, nel fuoco eterno è stato preparato per il diavolo e per i suoi angeli. Vedete? Parla di una condanna. Abbassa un po'. Parla proprio di quello che vuol dire non credere, non ascoltare, non riceverlo. Ma in Marco 16:16, chiunque però avrà creduto ed è stato battezzato sarà salvato. Chi è andato a mangiare, chi ha accettato l'invito, chi ha dato valore e onore a Gesù e al Padre che del sacrificio che Dio ha fatto, poter dire: io sono cristiano perché credo che Dio ha mandato il suo unico figlio Gesù a morire per me. E non solo è andato a morire, ma mi sta dando delle cose oggi. Cioè, capito? Uno dice: vabbè, seguiamo questo uomo, è morto per me. Sai, è limitativo. Ma in realtà lui è morto per me, ma mi ha dato tante cose che non avevo: pace, gioia, grazia, amore, fede, guarigione, potenza, i suoi doni, i suoi frutti. Cioè, con questo io, mi è più facile seguire Gesù, anche al costo della morte. Fate una domanda: ma sei pronto a morire per Gesù? Sei pronto a morire per Gesù? Sai, se non credi veramente in Gesù, tu non sei pronto. E non vuol dire non amare la tua famiglia, ma sai che se arriva il momento, tu non ti nasconderai, non dirai: no, non sono proprio cristiano, è la prima volta, la persecuzione, no? Vabbè, rinnego, faccio 2 anni di carcere, ma non uccidetemi. No. Sei pronto a dire: io credo in Gesù, quello che vuoi fare, fallo. Questo vuol dire aver mangiato alla tavola del Signore. Questo vuol dire essere pronti a servire Dio, alzarsi la mattina, venire a fare intercessione. Perché? Perché volevi stare alla mensa del Signore, volevi mangiare di quello. In realtà noi veniamo per pregare, ma in realtà veniamo a prendere da Gesù. Veniamo a prendere la sua benedizione, il profumo della sua essenza, la grazia, la benedizione per tutta la giornata. Perché noi possiamo dire al diavolo: non mi tenti. Possiamo dire alla debolezza: non me ne frega nulla, il lavoro può attendere, guadagno di meno, ma io c'ho il Signore. E poi con il Signore è un investimento, non è una perdita. E poi quando ti guardi attorno e vedi coloro che fanno le stesse cose tue, allora vedi la famiglia di Dio, vedi la collaborazione, è lì che vedi l'amore, dove nessuno dice niente all'altro, ma tutti lavorano. Perché? Perché sono condotti dallo Spirito Santo, il senso di appartenenza, vengono a Corato a evangelizzare, vengono la mattina a fare intercessione, vengono alla cellula, mantengono, sostengono. Perché? Perché il loro cuore è per Dio. Dio gliel'ha insegnato, hanno creduto e non hanno più cambiato. Non si può mettere la mano all'aratro e guardare dietro, amen? Se tu hai deciso, hai riflettuto e hai fatto un passo di fede, tu non ti puoi tirare indietro. Puoi trovare le scuse, ma come abbiamo detto prima, perché nascono le scuse? Perché ci siamo allontanati dalla presenza di Dio, dal piano di Dio, dall'invito che Lui ha fatto, no? Ma se siamo del continuo lì, noi siamo solo che forti. Per credere bisogna riporre la propria fiducia in Cristo. Per essere battezzati bisogna immergersi nell'acqua nel nome di Gesù Cristo, come professione di salvezza e amore per Cristo. Se tu hai accettato, hai creduto, ti sei battezzato, hai dichiarato: Gesù, io ti amo. E non può essere un fratello che mi pesta i piedi,
un pastore che ogni tanto mi dice qualcosa, non può essere quello che mi separa dall'amore di Dio, no? Dice né morte, né sofferenza, né altezza, né profondità mi separerà dall'amore di Dio. Ma io ti dico una cosa, quando ti tiri indietro e non affronti, tu ti stai allontanando da Dio. E non esiste il fratello, la sorella, il pastore, il vicino, non esiste, perché Gesù ha detto: tu mi ami? Pasci le mie pecore. Poteva dire Pietro: ma quelle sono pecore toste, non mi seguono, quella fa così. Mi ami tu? Pasci le mie pecore. Non sono tutte uguali, non sono tutte brave, ma il tuo compito è di pascere. Come i tuoi figli, li ami allo stesso modo? O hai le preferenze? Devi essere onesto. Perché, ecco, vedete, se noi ci innamoriamo di Gesù, alla fine siamo così con tutti. Non trovi differenza. Vero? Bene. Ti amo, ti voglio bene, se non ci fossi ti creerei. O chiederei di farti creare. Perché dà spunto, perché capisci il passato, perché tutti sono importanti. Perché non sono mie, sono del Signore. E se tu hai mangiato al Signore, tu vuoi stare con tutti. E per me è un onore servirvi. È un onore gridare per le strade: vieni a mangiare, non mollare, vieni in chiesa. So che qualcuno magari: pastore, però fatti un po' i fatti, no, fatti 10 euro di fatti tuoi. Non riesco. Perché io so che se tu ti raffreddi, ti perdi. Ormai un po' di esperienza ce l'ho, no? E poi anche tu lo puoi vedere senza esperienza, basta che leggi quello che mi ha detto stasera: se vai alla presenza, credi e non ti allontani, prospererai. Chi ascolta le mie parole e mette in pratica prospererà in ogni cosa che farà. Ma al di là di prosperare economicamente, la cosa più bella, sapete, tu non puoi prosperare. Tanta gente accetta Gesù perché spera di migliorare in qualcosa, ma ti dico una cosa: non prospererai mai fin quando non prospera il tuo cuore. Non puoi essere un grande imprenditore se il tuo cuore non è cambiato, se non hai l'amore, la pace di affrontare le cose, se non credi in un essere soprannaturale, se non passi col tempo con lui e ti aspetti che ti possa sussurrare la soluzione giusta. Dio non vuole che tu butti via il tuo tempo, il tuo denaro, no, perché lui te la dà. Ma se poi te ne vai da altre parti, come il figlio prodigo, a sperperare tutto quello che gli aveva dato, non aveva lasciato il banchetto? E quando è tornato? Quando è tornato ha detto: io mi pento, ho sbagliato contro Dio e contro te. Vieni, non ti preoccupare, uccidi il vitello più grasso, metti l'anello al dito, metti il vestito, metti i sandali, fai la musica. Perché colui che era morto, perché quando uno si allontana da Gesù è morto, è morta. Se tu non hai un buon tempo con Dio ogni giorno, sei morto, sei morta. Quindi ringrazia Dio per una chiesa che ha le cellule, che ti chiamano, che ti cercano, perché le persone che vogliono stare da sole sono morte. Non che sono morte fisicamente, ma spiritualmente. Cosa ha detto Gesù a quel discepolo? Gesù, permetti che vado a seppellire mio padre. E lui cosa gli ha detto? Lascia che i morti seppelliscono i loro morti. Hai una famiglia che non ha accettato quello che tu stai accettando, è una famiglia morta. Quindi lascia che loro seppelliscano il loro morto. Non seguire la carne, non seguire la mondanità, fallo quando è il tempo, ma prima decidi: stai onorando il tuo Dio? Stai rispettando l'invito? Ti voglio fare una domanda: quanti stasera si sentono invitati a questo banchetto? Allora alzati come se stai andando al suo banchetto. Io mi tolgo di mezzo, io non c'entro. Non ti alzare perché si alzano gli altri, ma anche se lo fai, che tu possa renderti conto cosa vuol dire andare al banchetto del Signore. Adesso vieni al banchetto.
possono fare tante cose. Adesso vieni, vieni al banchetto. Prova a immaginare cosa ti ha dato Dio stasera. Quale emozione, quale verità, quale benedizione, quale ricchezza, quale cibo ti ha dato stasera. Io penso che ognuno è stato toccato da cose diverse, amen? E allora gustale, come se tu stessi prendendo quella fetta di pane che sa di amore e viene dalla mano di Dio e tu la mangi. E mentre la mangi, più dell'amore di Dio dentro di te, e cominci a capire che devi amare, non devi criticare, che devi dare un'altra possibilità, che devi incoraggiare. E ti senti così piccolo, perché vedi che l'amore di Dio è così grande che tu non puoi fare nulla. Solo anche l'orgoglio. Quanta gente per orgoglio non si avvicina a Gesù? Cosa dirà la gente? Ma io posso farcela da solo, io sono meglio degli altri. Ricordati che l'orgoglio ha fatto cadere Satana e i suoi demoni. L'orgoglio gli schiaccia a terra. Ma tu, nella tua semplicità, Dio ha mandato un messaggero e ti ha detto: vieni, vieni a mangiare, ho preparato delle squisitezze per te, qualcosa che nessuno ti potrà mai dare. È un cibo soprannaturale, qualcosa che viene dall'alto, qualcosa che viene dalle mani di Dio, qualcosa che più mangi e più si moltiplica. Quindi non ti preoccupare, non ti preoccupare di cambiare, non ti preoccupare e se cambierò per un po' e dopo no, vai, vai oltre. Chiedi perdono se hai avuto orgoglio, se hai giudicato i messaggeri, se hai dato poco valore alla parola di Dio. Digli: Signore, io ti chiedo perdono, avevo la ricchezza, il diamante tra le mani, ma io lo guardavo come un libro, lo guardavo come una scuola biblica, una lezione, non riuscivo a vedere. Vedete, ha scritto forse com'erano queste persone che portavano il messaggio? No, un messaggero è uguale per tutti. Forse sei tu che devi essere il messaggero per qualcuno, ma non puoi dare qualcosa che non hai ricevuto, amen? E allora ricevi. Ricevi nel nome di Gesù. Che possiamo conoscere il significato della parola che Dio stasera ci vuole dare. Il regno dei cieli è simile a un re, il quale preparò le nozze di suo figlio e mandò i suoi servi, dicendo: dite agli invitati, ecco, io ho apparecchiato il mio pranzo, i miei vitelli, i miei animali ingrassati sono ammazzati e tutto è pronto. Tutto è pagato, venite alle nozze. Ma essi, non curandosene, se ne andarono chi al proprio posto, chi ai propri affari. Egli prese i suoi servi, li oltraggiarono, li uccisero. Il re allora, udito ciò, si adirò e mandò i suoi eserciti a sterminare quegli omicidi e incendiare le loro città. Signore, vogliamo chiederti perdono per ogni parola detta contro coloro che si adoperano per evangelizzare. E voglio benedire ogni uomo, ogni donna che viene e che sente il peso di evangelizzare, di condividere la vita eterna alle persone che non la conoscono. Grazie per questa Chiesa, per ogni uomo o donna che si dà da fare, perché tutto parli di te, Signore. E tu ci hai insegnato una cosa sempre dall'inizio, sempre tutto con eccellenza. Investire nel regno, come il tempo, i soldi, sempre dare il meglio, perché noi crediamo che tu sei giusto e buono. Per questo ti prego stasera, adesso, nel nome di Gesù, ti chiedo di benedire
ogni fratello, sorella, ogni persona che ci segue da casa, che possa comprendere che anche se tu sei a casa o ascolterai questo messaggio, solo che tu senti la parola, la leggi o preghi con qualcuno, non vedere il momento, guarda cosa ha organizzato Dio per te, che attraverso quella situazione, quelle persone, Dio ti sta portando a mangiare qualcosa di soprannaturale che incomincerà a cambiare la tua vita, perché quando cominci a mangiare quel cibo entra dentro di te e le cellule del tuo corpo cominciano a guarire, i pensieri negativi cominciano a diventare positivi, e se c'era qualcosa in cui il diavolo pigiava o voleva il controllo, ne perde il controllo nel nome di Gesù, non ha più autorità su di te. Per questo nel nome di Gesù rendiamo gloria a Dio, ringraziamo Dio. Alza le tue mani al Signore, lodiamo colui che ci ha invitato stasera qui, benedicilo, fai la tua preghiera, onoralo, digli grazie. Non devi pagare, non puoi fare nulla, ma se hai capito cosa è successo stasera, allora ringrazialo. Ti ringraziamo di cuore, Signore, per questa meravigliosa parola che parla di tutto quello che è la tua parola. Forse quello che di stasera è un menù addirittura di tutte quelle cose che tu ci stai dando. Grazie per la vita, grazie per il matrimonio, per i figli, per la salute, grazie per le cellule, la chiesa, la fratellanza, perché c'è un popolo che quando si mette a pregare insieme fa la differenza. Grazie perché noi non dobbiamo guardare in giro, ma possiamo guardare dentro, dentro dove ci hai messi, nel tuo corpo. E non vogliamo più guardare i problemi, vedere il bicchiere mezzo vuoto, ma vederlo pieno e aggiungere con fede, con preghiera, affinché quello che non c'è verrà aggiunto attraverso ognuno di noi, l'ubbidienza, la fede in Cristo Gesù. Vieni Padre, scendi, scendi su ognuno di noi adesso. Andera barakendere shera barakendere re 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 re. Andera barakendara shendara ra 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 re 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 re. Asara barakendere re 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 shera barakondoru sendere re. Andere bere kendara sandara barakendere re re re. Ashera barara. Hai pregato con intelligenza, ora prega con lingue. Lascia che lui adesso ti edifichi, che ti parli, che ti riempia, che ti dia visione. Oh, shera barra kendere re 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 re